come Daria, Ada d'Adamo. Gravità. Sei Daria, sei Daria. L'apostrofo ti trasforma in sostanza lieve e impalpabile. Il tuo nome è un destino che non ti fa creatura terrena, perché mai hai conosciuto la forza di gravità che ti chiama alla terra. Gravità, che ogni nato conosce non appena viene al mondo. Gravità, che il danzatore trasforma in arte quando dalla terra spicca il volo e quando alla terra torna, per cadere e di nuovo rialzarsi. Tu non sai lo splendore quotidiano dello stare in piedi, la piccola danza che muove ognuno nell'apparente immobilità del corpo verticale, né immagini il mistero del peso che si trasferisce da una gamba all'altra e origina il passo. Altra è la gravità che ti riguarda, condizione che desta preoccupazione o annuncia pericolo, condizione che sempre accompagna i documenti che ti definiscono handicap grave. Ipovisione di grado di grave, grave compromissione, contributo disabili gravissimi. Che la terra, la vita su questa terra, ti sia lieve, mi auguro per te, ogni giorno. E l'auspicio segue l'azione, che solo sperare non basta. Sei Daria, sarai Daria. Prologo. Da qualche tempo non ricordo più le cose, fatico a dare un nome alle persone, a pronunciare le parole. È la menopausa, dice la mia ginecologa omeopata. Menopausa indotta, a voler essere precisi. Terapia antiormonale da quasi 2 anni. Tumore metastatico della mammella al 4° stadio. Infiltrante duttale, seno destro, quadrante superiore. Metastasi ossea su D6. Uno starnuto forte, stock, la vertebra dorsale. E no, non è stata una contrattura, non è stata colpa della lezione di danza appena finita e neppure dello sforzo per sollevare ogni giorno i tuoi 20 chili scarsi. Ce l'ho messo di tempo per capire. Anche dopo il referto inequivocabile dell'attacco, la mia mente si rifiutava di svolgere quella piccola matassa che m'era cresciuta nel petto e tirare il filo dalla causa all'effetto, fino al tessuto che s'era strappato nella schiena. Connettere la parte anteriore con quella posteriore del mio corpo, questo dovevo fare, semplicemente. E non ne sono stata capace. 1. A novembre 2016 eri ricoverata in ospedale per un nuovo intervento, il 3° allo stomaco, e così avevo saltato la consueta ecografia di controllo al seno. Contavo di rimediare non appena tornata a casa, una volta ripreso il ritmo regolare che scandiva le nostre giornate, casa, scuola, centro di riabilitazione. Invece me ne ero dimenticata. Io, che mi controllavo ogni 6 mesi, alternavo ecografia e mammografia con rigore da gendarme. Col tuo ricovero era stato più lungo e faticoso del solito. La plastica antireflusso che qualche anno prima ti avevano confezionato aveva ceduto ed era stato necessario rifarla. E poi c'era quell'ernia diaframmatica. Bisognava riportare lo stomaco nella sua sede, ancorandolo bene per evitare che risalisse di nuovo e compromettesse le funzioni respiratorie. Le ore successive all'intervento le avresti trascorse in terapia intensiva, dove la notte non c'era consentito rimanere. E così io e il babbo ci eravamo ritrovati stranamente liberi di uscire dall'ospedale per andare a mangiare qualcosa. In macchina avevamo percorso i pochi chilometri che ci separavano dal centro abitato di una piccola località di mare. Le strade erano deserte. L'unica pizzeria che l'usciere dell'ospedale ci aveva indicato era chiusa per ferie. Del resto, si era in novembre, mese dei morti, per il turismo balneare il mese morto per eccellenza. Avevamo ripiegato sull'unico locale aperto, un misto tra un bar e un pub,
frequentato da pochi avventori solitari, sguardi acquosi davanti a una birra o a un cinar. Non era la prima volta, e non sarebbe stata l'ultima, che ci ritrovavamo così, l'uno di fronte all'altra, disposti a tutto per qualche ora di sonno, desiderosi di una doccia calda e un pasto che non avesse la forma di un panino. Eppure, il senso di colpa. Lei si è stata lì da sola, in terapia intensiva, noi qui, insieme, a mangiare fuori. Riusciva a riempire del tutto le nostre teste vuote, perse dietro al vago senso di libertà per quell'insperata uscita notturna a due, che rompeva la routine quotidiana scandita dai turni e dai ruoli. Quando eri in sala operatorio, in terapia intensiva, non avevamo più alcun diritto su di te, nessuna voce in capitolo. Qualcun altro monitorava il tuo sonno, il respiro, il pianto. Noi, fuori, facevamo i conti con l'attesa, simulavamo i tempi, preparazione, anestesia, intervento, fase di risveglio. Ci appostavamo dietro porte chiuse, interrogavamo con sguardi muti un'infermiera di passaggio. Infine, come un richiamo nei meandri di una foresta, da quelle cavità oscure, riemergeva il tuo pianto inconfondibile. Qualcuno si affrettava a chiamarci. Presto, fate presto. Chi entra dei due? La mamma. E su di me, con uno schiaffo in pieno viso, si schiantava l'urlo della tua rabbia disperata. Tu non hai mai parlato, ma a me pareva di sentirle le tue parole. Mamma, perché mi hai fatto questo? Il babbo restava fuori in attesa per un tempo che non riuscivo mai a quantificare. Qualche volta me lo vedevo comparire all'improvviso accanto al letto, camice, cuffietta e soprascarpe, e quasi non lo riconoscevo. Aveva corrotto un'infermiera, quella sua intraprendenza partenopea che un po' mi imbarazzava, ma che in ospedale avevo segretamente benedetto in più di un'occasione, io che mi vergognavo di chiedere qualsiasi cosa. Le sue mani grandi, sugli occhi, due gonfi di pianto. Amore di babbo, adesso ti passa, sussurrava. Ma quella volta avremmo dovuto aspettare fuori tutte e due fino all'indomani. Il babbo si era diretto di malavoglia al bed breakfast, mentre io, tornata in reparto, avevo fatto l'amara scoperta che il tuo posto serviva per un'emergenza in arrivo dal pronto soccorso. Niente letto per te voleva dire niente poltrona letto per me. Mi dispiace, signora, per la notte dovrà arrangiarsi come può, mi disse la caposala indicandomi l'uscita. Capitolo 2. Ho trascorso i mesi in attesa di te, lavorando con passione a un libro su teatro e disabilità. Dovevo pensare a come strutturare il volume, curare l'editing dei testi, scegliere le foto in un vasto archivio di immagini. Il libro raccontava l'esperienza di un laboratorio integrato che da anni coinvolge ragazzi con e senza handicap nelle scuole di Roma. Quei giorni leggevo le dichiarazioni dei teatranti, i commenti delle famiglie e degli stessi bambini attori. Componevo sequenze fotografiche di volti buffi e stralunati, di sguardi assenti o folli, di gesti minimi seguiti da azioni mirabolanti. La caparbietà degli operatori, gli slanci dei partecipanti mi convincevano, mi commuovevano anche. Restava però intatto dentro di me un senso di estraneità e di distanza. Aspetto una bambina sana, mi dicevo. Tutto questo non mi riguarderà mai. Pensavo che la semplice convinzione di non volere un figlio invalido bastasse a mettermi al riparo da una simile eventualità. E comunque c'è l'amniocentesi, c'è l'ecografia morfologica. Da questi esami si può sapere tutto in anticipo e nel caso optare per l'aborto terapeutico. Qualche volta quando ti guardo e ripenso ai volti di quei ragazzi, alle loro maschere quotidiane, immagino che un giorno potresti essere tu a impersonare la sirenetta in carrozzina sul palcoscenico di un teatro, che io potrei essere in platea ad applaudirti. Penso che mentre scrivevo, il tuo sguardo sghembo e ridente faceva già capolino dalle pagine di quel libro, e che adesso anche noi facciamo parte di quella grande famiglia.
Quando hai un figlio disabile, cammini al posto suo. Vedi al posto suo, prendi l'ascensore perché lui non può fare le scale, guidi la macchina perché lui non può salire sull'autobus, diventi le sue mani, i suoi occhi, le sue gambe, le sue bocca. Ti sostituisci al suo cervello. E a poco, per gli altri, finisci con l'essere un po' disabile pure tu, o un disabile per procura. Sono certa che questa sia la ragione per cui molte persone mi chiamano col tuo nome, un lapsus frequente, un processo di identificazione inevitabile. Trascorrere ore e ore della propria esistenza negli ospedali, nei centri di riabilitazione, nelle ASL, compagnie di medici, infermieri, fisioterapisti, famiglie di disabili, non fa che accelerare questo processo di progressiva sostituzione dell'identità. Non sono io, sono la mamma di Daria, anzi sono la mamma e basta. Entrare nelle corsie degli ospedali significa ogni volta smettere i miei panni e diventare mamma, così ci chiamano le infermiere. No signora, mamma, non più donna, non più persona, solo un ruolo, una funzione di te. Del resto siamo noi madri le prime a chiamarci così. Ti prude, mamma ti gratta, dice Tatiana, sdraiata nel letto di fronte al tuo, accanto al piccolo Lorenzo, durante una notte interminabile di pianto. Ti duole, mamma ti massaggia. Hai caldo, mamma ti sventola. Hai freddo, mamma ti copre. Ti brucia, mamma ci soffia. Hai sonno, mamma ti culla. Non dormi, mamma ti racconta. Piangi, mamma ti consola. Le sale d'attesa sono i luoghi degli incontri, madri e figli, qualche volta padri. Dei bambini rivedo te, piccolissima, o una tua proiezione cresciuta in un futuro prossimo. Nelle donne mi guardo allo specchio, e loro ritrovo parti di me, prove di coraggio, momenti di fragilità in egual misura. Nelle coppie scruto gerarchie e ruoli, rapporti di forze reciproche dipendenze. A volte quel che vedo mi fa orrore. Donne depresse, sovrappeso, aggrappate a sacchetti di patatine e bibite gassate, eternamente in tuta e scarpe da ginnastica. Donne con gli occhi cerchiati da notti insonni, le braccia segnate dai graffi e dai morsi dei figli, i capelli che non vedono un parrucchiere da mesi. O all'opposto madri eroine, quelle con i superpoteri, truccate e vestite di tutto punto a qualsiasi ora del giorno, che non perdono un colpo, non mostrano il minimo cedimento. E poi madri iene, sempre incazzate, perennemente in trincea, perché guai che mi tocca mio figlio. Erano così anche prima. E io com'ero prima? E come sono diventata? Non voglio essere come loro. Nelle sale d'attesa, di fronte al dolore degli altri, le piaghe si rinnovano. Il mio tormento è loro, moltiplicarsi all'ennesima potenza. I primi tempi non riuscivo a sopportarlo. Trascorrevo degli hospital interi a piangere dietro un paio di occhiali scuri, mentre davanti mi passava l'inferno. Alcune figure mi restano conficcate nella memoria. Una ragazza in sedia a rotelle si morde continuamente la mano destra mentre la madre cerca di trattenerla una, 10, 100 volte. L'ematoma violaceo sul dorso della mano. Un ragazzino ulula a intervalli regolari, come un lupo. Come deve essere avere in casa un lupo che ulula tutto il giorno. Una bambina sordocieca fa le pernacchie. So che la sua è una strategia per sentirsi, eppure non lo sopporto, è più forte di me. Come si può tollerare tutto il giorno quel suono così fastidioso nelle orecchie? Cosa farei se capitasse a me? Una coppia di genitori, lei intorno ai 50, lui più vecchio, una figlia adolescente semisdraiata in carrozzina, bavaglino gigante, il termos pieno di sbobba sfrullata, la madre ai piedi un paio di décolleté col mezzo tacco, alterna rapide cucchiaiate ad altrettanto rapide puliture di bocca. Il padre, zanzara di capelli completamente bianchi, dopo il pranzo la coccola con infinite carezze. Distribuzione dei compiti,
giochi di equilibri che no, uno nulla può mandare in frantumi. L'ho vista cadere decine di volte, discutere per una manica di pigiama infilata al contrario, per un cuscino sistemato male, per una flebo sfiorata accidentalmente. Quante recriminazioni premono contro la sottile pellicola del silenzio, pronta a spuntarsi fuori come un fiotto di vomito. Le notti insonni a fare da detonatore. Il nostro terzetto fronteggia il terzetto più anziano. Vedo noi tre, come riflessi in uno specchio, in un tempo non lontano, in cui i nostri occhi saranno un poco più spenti di oggi. Come quelli di Mezzotacco, Zazzera e Sbobba, lì di fronte a noi. L'angoscia mi avvolge, guardo il tuo babbo e so che anche lui vede noi, proprio lì di fronte, riflessi nel futuro che ci aspetta. Ci abbracciamo come due naufraghi condannati a sopravvivere. E poi ricordo Morticia e Omino Michelin, mamma e figlio. Lei sottile come un'acciuga, completamente vestita di nero, gli occhi bistrati, la pelle bianchissima, i capelli lisci, corvini. Lui 8 anni. Testa rasata, gonfio di cortisone, seduto sul letto di fronte al nostro. Sta facendo i compiti. Ha un cancro al cervello. Mentre aspetta di morire, lui fa i compiti. Non gioca alla PlayStation, non fa i capricci, non ascolta la musica, non si lamenta. No, fa i compiti col suo bravo quaderno e fa di tutto per non disturbare. La notte in ospedale per me è quasi impossibile dormire. Se mi va bene, a tenermi sveglia sono i guai degli altri, ma più spesso sei tu a stare male, ad avere bisogno di me. Il giorno sembra non arrivare mai. Durante uno di questi risvegli mi alzo dalla poltrona letto e lo vedo lì, l'omino Michelin, nella penombra di fronte a me. Si è sollevato a sedere sul letto e mi fissa con uno sguardo che non dimenticherò mai. Piccolo Buddha silenzioso, una sfigia impenetrabile. Non dice nulla, non si muove, non sorride, quasi non respira. Vuole dare fastidio, non vuole svegliare tua madre, si preoccupa per lei. Tanto autocontrollo, tanta consapevolezza della propria condizione mi atterriscono. È una creatura ultraterrena. Prima di lasciare l'ospedale abbraccio Morticia. Com'è diversa, vista da vicino. I suoi occhi sono chiarissime acque trasparenti nelle quali si potrebbe annegare una volta superata la sponda nera del trucco troppo carico. Saluto il suo bambino bravo, educato, studioso. Immagino incamminarsi già verso un altro mondo. 23 aprile 2012. Al parco passeggio con te in carrozzina. Si avvicina una bimba sui 4 anni, accompagnata dalla madre. Che ha fatto? Ha sbattuto? Mi chiede la piccola. La mamma si china verso di lei e con molta dolcezza le sussurra qualche parola nell'orecchio. Lei, indicando la sedia a rotelle, risponde: Ma qua ci devono stare le persone, non una bambina. Capitolo terzo. Dopo la diagnosi mi avevano prescritto un busto per evitare il rischio di un crollo vertebrale. Oltre al fastidio, al caldo, alle piaghe che le barre di metallo procuravano sullo sterno, quella corazza che avrebbe dovuto proteggermi sanciva senza appello il mio allontanamento fisico da te. Non avrei dovuto fare nessun tipo di sforzo, tantomeno sollevare pesi, quindi prenderti in braccio mi era assolutamente vietato. Pesavi poco più di 20 kg, niente per una bambina di 11 anni, ma eri lunga e i tuoi scatti erano difficili da contenere, alternavi ipotono e ipertono, passando dai movimenti scomposti di una marionetta all'immobile pesantezza di un sacco pieno di sabbia. Con te bisognava avere braccia forti e gambe agili, il tutto incernierato su una schiena di ferro, e velocità per schivare i pugni e i morsi volontari. Lo sapevo che non lo facevi apposta, eppure quando succedeva non riuscivo a celare un moto di risentimento. Ma guai a urlare o manifestare dolore, altrimenti ti mortificavi, mettevi il muso, bisognava consolarti. Si facevano due fatiche. Ora, per la prima volta un ostacolo, un impedimento fisico si metteva tra me e te, separava i nostri corpi.
Se provavo a tenerti un po' sulle ginocchia, seduta in poltrona, oppure chiedevo a qualcuno di sistemarti accanto a me sul divano, dovevo stare attenta che non urtassi il metallo del busto. Quando capitava, mi guardavi con un'aria stupita, e forse ti chiedevi chi fosse questa mamma imbalsamata in posizioni rigide e statiche. Dove erano finiti il calore e la morbidezza dei miei bracci? Quel busto l'ho portato per 6 mesi. Il tempo delle visite, delle cure, delle terapie, un tempo trascorso sul divano, stancavo facilmente, che era diventato la mia postazione fissa, una specie di torre di avvistamento dalla quale osservavo. La tata che ti portava a scuola e a terapia, il babbo che ti accompagnava al day hospital, la tua vita andava avanti, apparentemente sempre uguale, ma io non ero più il motore. Stavo lì, spenta come se mi avessero staccato il cavo dell'alimentazione. Le sedute quotidiane di radioterapia mi procuravano una tale spossatezza che quando rientravi a casa da scuola non riuscivo nemmeno a tirarmi su dal divano per venirti incontro e darti un bacio. Non me ne lamentavo, sollevata all'idea di aver scongiurato la chemio. Ma quella cura era invisibile, subdola, non lasciava alcuna traccia evidente. Niente ematomi sulle braccia, né calvizie da celare sotto un berretto. C'era solo un'enorme, infinita stanchezza. Immaginavo che mi penetrasse attraverso i piccoli bersagli che mi avevano tatuato sullo sterno, ai lati del torace. Punti di riferimento grazie ai quali il macchinario veniva centrato al millimetro perché le radiazioni potessero colpire con precisione la lesione ossea. Distesa la metà superiore del corpo scoperta, nei pochi minuti di immobilità del trattamento chiudevo gli occhi e mi concentravo sulle prese d'aria del soffitto, sui suoni prodotti dalla macchina, sui suoi spostamenti intorno al mio corpo. Sentivo lo spessore della parete che mi separava da chi, a distanza di sicurezza, premeva i bottoni che azionavano il braccio meccanico, secondo una sequenza predeterminata. Quella parete era il confine che divideva i sani dai malati, i curanti dai curati. Al di qua del muro mi sentivo accerchiata, inerme, profondamente sola. Ma anche la sala d'aspetto non mi dava alcun conforto. Osservavo i miei compagni con distacco. Erano tutti più vecchi di me. Alcuni, anziani e maridotti, portavano addosso i segni di mali antichi o di cure pregresse che forse non avevano sortito l'effetto sperato. Per me sarebbe stato diverso. Se ne fossi uscita, quali segni mi sarei portata addosso? Avevo scelto la fascia oraria del primo mattino, ponendomi di raggiungere l'ospedale a piedi. Così tutti i giorni puntavo la sveglia all'alba e nel giro di un quarto d'ora ero fuori di casa. Tu ancora dormivi e più tardi, seduta sulla panca del reparto di radiologia con il giornale in mano, avrei ricevuto la foto del tuo viso assonnato e sorridente, accompagnato dal messaggio della tata. «Buongiorno, mamma, ho dormito molto bene». «Se non c'era nessuno ad ascoltarmi», rispondevo con un messaggio vocale. Sapevo che ti divertiva sentire la mia voce. Volevo che tu cominciassi la giornata ricordandoti sempre che da qualche parte, non molto lontano da lì, io c'ero ancora. Mi piaceva percorrere i pochi chilometri del tragitto quando la città era ancora addormentata. I semafori lampeggiavano, le poche macchine si aggrappavano alle ultime occasioni di correre a velocità sfrenata. Fare i lampioni accesi, ancora per poco. Nel bar sotto casa l'avvio della macchina del caffè, rumore di piattini e tazzine e cucchiaini sbattuti sul bancone. Davanti all'ingresso un furgone carico di operai e un mezzo della nettezza urbana in doppia fila sostavano per il primo e per l'ultimo caffè. Le strade puzzavano di urina e immondizia. Passavo accanto ai cassonetti resistendo alla tentazione di seguire con gli occhi la traccia sonora di un fruscio. I topi mi facevano ribrezzo. Cercavo di ignorarne la presenza tenendo lo sguardo più alto. Non troppo però, per non rischiare di pestare una merda di cane, di finire dritta in una chiazza di piscio, in un avanzo di vomito, di cadere in una buca. Nelle prime ore del giorno Roma appariva tutta in tutta la sua desolazione di latrina. All'imbocco del tunnel mi coprivo la bocca con la sciarpa.
l'altra mano in tasca impugnava stretta la penna spray al peperoncino che mi avevano regalato. In passato non avevo mai avuto paura, ma adesso sì. Acceleravo l'andatura, mi guardavo intorno. Immaginavo aggressioni nel buio della galleria, tra le macchine sfrecciavano indifferenti. Nessuno si sarebbe fermato. Eppure, in quella città sfasciata e derelitta, io mi specchiavo. Nell'attraversarla mi pareva che la vita mi scorresse tutta davanti agli occhi, come dicono che succeda quando stai per morire. Durante il tragitto ripensavo con tenerezza alla me di 30 anni prima, alle lunghe trecce bionde, alla gonna blu e al golfino con il colletto di tulle che indossava appena sbarcata all'Accademia di Danza. L'immagine perfetta della luna modello, niente trucco, chignon impeccabile e guai a masticare la gomma americana. Roma mi aveva accolto stringendomi nell'abbraccio dell'anonimato e io mi c'ero accomodata, nascondendomi tra le sue pieghe, finalmente libera di confondermi tra la folla della grande città. Qui non ero più la figlia dell'Hotel Mara, come mi chiamavano in paese. E già questo era un grande sollievo. Ero partita subito dopo il liceo, decisa a trasformare la passione per la danza in un progetto di vita, sebbene non riuscisse ancora affatto a immaginarne i contorni. Catapultata in quello che mi appariva il centro dell'universo, mi sentivo finalmente a posto giusto, lì dove ogni cosa aveva inizio e da dove eventualmente si poteva partire. O almeno così c'era scritto sulla buca delle lettere, alla quale, dopo aver comprato, leccato e appiccicato sulla busta il francobollo, affidavo con trepidazione le mie missive dalla capitale. Diretta verso l'ospedale, sentivo riaffiorare il ricordo di quell'antico slancio giovanile, una traccia appena, ormai sepolta sotto il peso di una condizione di sradicamento vissuta da oltre 30 anni. 30 anni passati a oscillare tra il desiderio di marcare una differenza e la perdita dell'appartenenza. Se stavi qua, magari ti potevamo aiutare, ma tu te ne sei andata, adesso arrangiati. Come Metastasio, che è ormai vecchio, scrive in una lettera, sono ancora lontano dal punto onde partì. Mi convinco che la necessità di tenermi alla larga dal punto di partenza mi appartenga ancora. Ma è un bilancio a perdere, se quel bisogno non ha mai smesso di battersi contro un altrettanto tenace senso di colpa. La colpa è di quelli che sono partiti e non sono tornati più. Dopo l'impegno quotidiano della radioterapia mi riavviavo verso casa lentamente. Aggredita dal traffico, la città aveva ormai cambiato volto. Solo poco prima mi specchiavo tra le sue crepe e adesso, dopo appena un'ora, il suo ritmo accelerato mi risultava estraneo. Studenti che uscivano ondate fuori dai tunnel della metropolitana, infermiere impiegate scaricate e spinte giù dal tram, la borsa sulla spalla, al braccio la sportina del pranzo. Alle 8:15, ancora prima che tu uscissi per andare a scuola, ero già di ritorno. Esaurito il dovere della cura, la giornata si apriva davanti a me. Dovevo solo lasciarmi inghiottire dalla sua bocca spalancata.